come dire, gettare i semi che poi cresceranno e costituiranno in qualche modo il contesto nel quale poi si possono anche svolgere attività di collaborazione in campo economico e commerciale, in campo industriale, in campo scientifico e tecnologico e naturalmente anche in campo politico. I risultati che abbiamo visto durante questo semestre, ormai quasi alla fine dell'anno della cultura italiana in Ungheria, sono stati molto soddisfacenti. Devo dire che me lo aspettavo, ma l'effettivo riscontro che abbiamo ottenuto in termini di apprezzamento, di presenze e di contatti che l'Istituto ha ricevuto sia direttamente che attraverso i social network a seguito delle attività da noi promosse è stato talmente intenso e ampio da incoraggiarci a parlare di un altro anno di cultura italiana in Ungheria, di un altro quinquennio. Perché questo? Perché evidentemente abbiamo identificato i metodi giusti. Qui non si tratta di fare eventi culturali per far concorrenza con quanto viene già promosso dai grandi musei. Vedo qui dei direttori di museo, nostri amici che ringrazio comunque di tutto quello che fanno insieme a noi, di quello che fanno i grandi teatri, le grandi sale di concerto. Si tratta di aggiungere qualcosa a quello che spontaneamente già avviene in un paese estremamente sofisticato dal punto di vista culturale, nel quale l'attenzione e la conoscenza per la nostra cultura